Nella manovra che è tornata al Senato per la terza e ultima lettura, anche quest'anno abbiamo trovato molte sorprese, che nulla è cambiato rispetto alle vecchie manovre finanziarie. Pensavamo di non vedere più regalie, obuli, mance, ma così non è andata. I commi sono cresciuti a dismisura sino ad arrivare al numero di 999. Un'altra sorpresa sono state le parole del Ministro dell'Economia, che ha dichiarato: dal 2016 il debito torna a calare dopo 8 anni di aumento e ciò rafforza la credibilità interna ed internazionale del Paese. E ha aggiunto ancora che la riduzione delle tasse che scatta dal 1 gennaio accrescerà il reddito e la fiducia delle famiglie e quindi i consumi, che quest'anno si sono finalmente ripresi. Peccato che altri autorevoli interlocutori non la pensino così. Infatti, da un'indagine su Campione risulta sì che il reddito disponibile delle famiglie italiane nel 2014 è risultato in crescita dello 0,5 rispetto al 2012, ma il reddito reale e il relativo potere di acquisto si sono ridotti dell'1%. A causa delle dinamiche determinate dagli ultimi governi è andata peggio alle famiglie più povere, che invece di avere maggiori tutele hanno subito una perdita del 32% del reddito imponibile, ovvero il doppio di quella subita dalle famiglie italiane nel loro complesso. Dopo le misure di austerità dei governi precedenti, neppure l'attuale governo è riuscito a mettere in campo soluzioni efficaci per diminuire il grado di povertà. La New Entry Card per le famiglie non può certo rappresentare una soluzione ai problemi che le classi più deboli affrontano giornalmente. Piuttosto dall'idea dell'ennesimo slogan elettorale come quello degli 80 euro mensili, che sicuramente ha aumentato le disuguaglianze invece di assottigliarle. Non solo questo bonus si è rivelato iniquo, ma anche inefficace per il rilancio della domanda interna, come risulta dal nuovo quadro macroeconomico che si prospetta all'orizzonte più che mai incerto e dal quale si delinea una crescita debole. I fattori macroeconomici che avrebbero dovuto portare una spinta alla nostra economia stanno cambiando. In Europa si parla già di una parabola discendente che vede ridurre sempre più il raggio di azione degli Stati per contrastare le conseguenze della crisi. Va ricordato che il governo ha fissato nuovi livelli dei saldi di finanza pubblica, elevando in particolare l'indebitamento netto di 0,2% di PIL al 2,4% del prodotto nel 2016, incrementando l'obiettivo di deficit per lo più per finanziare una serie di misure destinate a finalità diverse, fra cui un bonus straordinario di 80 euro mensili alle forze dell'ordine e una card per acquisti culturali dei giovani che compiono i 18 anni nel 2016. Resta e diventa quindi fondamentale il via libera da parte di Bruxelles a tutte le clausole di flessibilità. Se nella prossima primavera non venisse concessa la flessibilità aggiuntiva per gli investimenti e per le riforme strutturali, sarebbe possibile l'apertura della procedura di infrazione, con il rischio veramente di provocare ripercussioni negative su tutti i cittadini ed in particolare dei più deboli. Non risulta che l'impianto della legge sia stato rafforzato. Il problema delle clausole di salvaguardia rimane ed il futuro per gli italiani è sempre più incerto. Questa legge, a dire di tutti gli addetti ai lavori, sconta il carattere temporaneo di alcune coperture, così come il rinvio di clausole di salvaguardia renderanno necessari consistenti tagli di bilancio o aumenti di entrate a partire dal 2017. Anche l'UPB ha dichiarato che la politica di bilancio relativamente espansiva per il 2016, adottata per far fronte a un quadro economico ancora fragile, presenta tuttavia rischi non trascurabili negli anni successivi. Ciò è ancor più vero in quanto le ipotesi di crescita nominale del PIL contenute nel DPB, alla luce delle recenti evoluzioni congiunturali, sembrano soggette a forti rischi di revisioni al ribasso. A tal proposito, ultimamente, sempre il Ministro dell'Economia ha dichiarato che la crescita dello 0,9 di PIL è una previsione, c'è il rischio di doverla rivedere,
ma ora non abbiamo elementi concreti che ci inducano a rivedere questa cifra. I cittadini rischiano di essere l'anello più debole di una catena che vede riversare sugli ultimi le riduzioni imposte per far quadrare i conti degli enti locali. Questo è il messaggio che si intravede dal contenuto di quelle norme che impongono a comuni e regioni di restringere ancora di più i loro vincoli di bilancio. I tagli agli enti locali costringeranno infatti gli amministratori a svendere ai privati o ad alzare le tariffe. Su questo punto la Corte dei Conti aveva espresso un suo parere affermando che fra il 2016 e il 2018 il concorso delle amministrazioni locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica risulta particolarmente rilevante. La legge di stabilità, usando al massimo gli spazi di flessibilità in deficit, riduce esplicitamente i margini di protezione dei conti pubblici e lascia sullo sfondo nodi irrisolti, clausole, contratti pubblici, pensioni e questioni importanti come il riassetto del finanziamento degli enti locali. Unica e logica conseguenza di quanto sopra è la riduzione della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini. Appare inutile evidenziare che, qualora il governo non dovesse trovare soluzione di ampio respiro a favore degli enti locali, anche per gli anni a venire a pagarne le conseguenze saranno sempre i soliti noti. Concludendo, questo governo, comportandosi come gli altri precedenti, posticipa la soluzione di ogni problema e si solleva da ogni responsabilità. E tutto ciò con il solo ed unico scopo di conquistare gran parte dell'elettorato. Grazie.